Questa è la quarta domenica di Avvento, siamo veramente nell'imminenza della festa del Natale. E la festa del Natale significa soprattutto la festa di Gesù, Natale, e il ricordo della sua nascita storica. Non esiste Natale senza Gesù. È strano, nel nostro mondo secolarizzato, farsi gli auguri a Natale, farsi i regali, festeggiare, ma per quale motivo? Se non perché la salvezza è venuta in mezzo a noi grazie all'evento Gesù. Gesù ha fatto veramente bene ogni cosa, ha cambiato le sorti della storia. Anche i non credenti non possono non dire che l'evento Gesù non abbia portato una rivoluzione nel mondo. È la rivoluzione cristiana, è la rivoluzione dell'amore, per cui addirittura l'altro non è solamente il mio prossimo ma il fratello, e addirittura in Gesù Dio non è lontano ma è vicino a ciascuno di noi, anzi dentro di noi. E La storia stessa viene radicalmente trasformata dall'evento di Gesù con un senso nuovo che viene ancora oggi attualizzato dai cristiani, perché non esiste Dio senza storia. Dio diventa evento nella storia attraverso anche i volti umani, anche con e nei nomi che ciascuno di noi porta. Non è casuale portare un nome, soprattutto nel mondo biblico. Pensate a dei nomi particolari, il nome Maria, il nome della Vergine Santa. Al di là delle varie interpretazioni, questo nome significa eccelsa, esaltata, oserei dire anche prescelta. Questo nome era già un segno di tutto il futuro di Maria. Ma pensate al nome Giuseppe. Dio aggiunga, che Dio aggiunga. In effetti a Giuseppe Dio ha aggiunto una discendenza, un figlio legale, un figlio putativo, Gesù stesso. Ma la stessa parola Gesù significa Dio salva, Dio ti salva e ti salva radicalmente. Per finire, un'altra parola biblica, tipica di questa quarta domenica di Avvento, Emanuele, Dio con noi. Allora, questi quattro nomi, Maria, Giuseppe, Gesù e poi Emanuele, riguardano ciascuno di noi, ci interpellano, perché anche noi siamo stati prescelti, chiamati ad essere cristiani. Anche a noi Dio ha aggiunto la sua grazia, il suo amore paterno, la sua figliolanza divina, la presenza dello Spirito. Dio ha aggiunto una grande famiglia che si chiama Chiesa, per cui noi siamo figli della Chiesa e membri della Chiesa. Anche a noi il Signore ha aggiunto la possibilità di essere una luce nel mondo, per portare nella società, anche nella politica e nell'economia, il buon sapore del Vangelo, la sapienza cristiana che fa tanto bene e di cui il mondo oggi ha bisogno. Questo significa che Dio ci salva, per cui oggi il mondo ha bisogno di Gesù che si prolunga nel tempo e nella storia con la presenza della Chiesa e di cristiani che sono veramente Lui nel mondo, sono Gesù nel mondo. Certo, tante volte ci sono le difficoltà, le fatiche, ci sono anche i peccati dei figli della Chiesa, dei figli di Dio, ma per questo il Signore è venuto, per salvare i peccatori. E allora ci ha donato i sacramenti, ci ha donato la Chiesa, ci ha donato il perdono. Perché Dio è con noi sempre, l'Emanuele, Dio con noi, anzi Dio dentro di noi. E allora il Natale è missionario, perché i cristiani sono chiamati a portare l'Emanuele, ad annunziare, a dire al mondo di oggi che Dio è con noi, anzi Dio è dentro di noi. Bisogna scoprirlo,
Tante volte noi siamo chiamati veramente a stravolgere questo mondo, così pensiamo. Pensiamo che questa sia la chiamata. Invece noi siamo chiamati a tutt'altro, a vedere i germi di bene presenti nel mondo. Noi siamo qualche volta portati a guardare il mondo con gli occhiali scuri, invece dobbiamo mettere gli occhiali della grazia, che sono luminosi e ci fanno vedere quanto bene è presente nel mondo, nel cuore di ciascuno di noi, anche nella nostra storia. Però non basta, questo bene bisogna fruttificarlo, farlo diventare sempre più grande attraverso la festa che solo Gesù viene a portare. Per questo i cristiani devono prendere l'iniziativa di andare nel mondo senza essere nel mondo, cercando di coinvolgere tutti coloro che incontriamo con la nostra testimonianza e con la nostra gioia, che è proprio il segno più bello della presenza di Dio dentro di noi. Auguri, perché al termine di questo cammino di avvento possiamo gustare la gioia e la tenerezza del bambino Gesù.